donne che non ce la fanno a stare al mondo con la lotta, perché tanto le cose non cambiano, tanto l'ingiustizia è l'ingiustizia, tanto le cose non si modificano. E invece le morgane disubbidienti, quelle arrabbiate, quelle che invece vogliono appunto stare nel mondo con la speranza di poterlo cambiare, di poterlo rivoluzionare. E allora quello che oggi vorrei portarvi come saluto dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano è che tutte e tutti noi possiamo diventare delle morgane uomini e donne disubbidienti che vogliono la pace, che sono contro la logica della guerra, che sono contro la militarizzazione continua, costante, che sono contro le spese militari, che sono contro quella idea che ci può essere un nemico da abbattere, da distruggere, da cancellare sulla faccia della terra. Le morgane disubbidienti sanno che la difesa della democrazia oggi sembra quasi una roba più formale che sostanziale, perché in molti luoghi la democrazia viene uccisa. Le morgane disubbidienti sanno che i diritti umani da un lato sono proclamati, ma dall'altro sono negati. Le morgane disubbidienti sanno però che hanno conosciuto l'amore di Cristo, che nasce come profugo, immigrato, fuggiasco dalla propria terra che è oltraggiata dal peso dell'impero romano. E proprio perché noi abbiamo conosciuto quell'amore di Cristo, ecco che vogliamo diventare tutte e tutti delle morgane disubbidienti che mirano proprio a colpire al centro gli interessi dell'ideologia della guerra, che vogliono colpire al centro l'idea che possano esserci dei nemici a cui attribuire i propri mali. Insomma, noi vogliamo oggi essere delle persone che non desiderano più stare in silenzio, né tantomeno appoggiare con la nostra estraneità la violenza che ogni guerra porta con sé. Ogni guerra fatta con le armi, ma anche ogni guerra che non è fatta con le armi ma con i corpi. E penso a tutti i femminicidi che rendono le donne, anche che vivono nel nostro paese, come preda, che fanno vivere le donne come fossero delle prede. Insomma, noi dobbiamo riappropriarci del protagonismo della nostra storia. Noi siamo le morgane disubbidienti, siamo profeti e siamo profetesse che credono che quel regno di Dio, fatto di giustizia e di pace, un regno che ci è stato promesso da Cristo, si vede già un pochino, poco poco, ma si vede qui su questa terra. E sappiamo che quel regno di Dio fatto di pace e giustizia è il nostro obiettivo primario da conquistare ora, adesso, in quest'anno che c'è davanti. E allora mettiamoci al lavoro perché tutte e tutti noi siamo testimoni della grazia e della pace di Cristo. Testimoni che di quella parola, che è una parola scatenata, la parola dell'Evangelo, di quell'Evangelo che ci rende tutte e tutti le morgane del nostro tempo. Che Dio ci accompagni in questa lotta. Adesso